Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva il giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Ecco, facciamo una breve riflessione per capire questo mistero del sacerdozio di Gesù, che ha a che fare anche con la nostra vita, perché nel battesimo, poi noi anche io nell'ordine sacro, diventiamo partecipi proprio del sacerdozio di Gesù. Ecco, cosa possiamo capire, meditare di questo sacerdozio oggi? Primo, la sua misteriosità. È un sacerdozio molto misterioso, e lo era anche per gli ebrei, perché loro avevano una tradizione molto consolidata, per cui i sacerdoti erano quelli della tribù di Levi, che non avevano un terreno come le altre tribù, la loro eredità era il Signore, vivevano anche dell'altare. E Gesù non era di questi, non era di questi, era un laico Gesù, non era un rabbino e non era un sacerdote della tribù di Levi, per cui agli inizi del cristianesimo, come ho accennato qualche volta, c'era questo interrogativo. Nelle profezie sul Messia si diceva che lui sarebbe stato anche sacerdote, sommo sacerdote. Adesso spunta questo profeta di Nazareth che appare come un laico e si chiedevano: è sacerdote? Come sacerdote Gesù? E la lettera agli ebrei contiene una risposta molto profonda a questa tematica, a questo interrogativo, e nella pagina che abbiamo ascoltato c'è una parte importante di questa risposta. Si dice che Gesù è sacerdote dell'ordine di Melchisedec. Questo Melchisedec è un sacerdote che era andato incontro ad Abramo, di cui non si sa quasi nulla, non si sa la generazione, non si sa l'appartenenza, senza padre, senza madre, senza genealogia. Simile al figlio di Dio, è un sacerdote misterioso. Poi andando avanti lo sentiremo meglio. Questo sacerdozio di Gesù è molto superiore agli altri perché non ottiene l'espiazione dei peccati con un sacrificio di animali, con i riti che si facevano nel tempio o nelle case, ma lo ottiene col sacrificio di sé, della propria vita, col sacrificio vissuto sulla croce. E questo sacrificio sulla croce ha già
un anticipo del Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché? Perché abbiamo visto che Gesù fa il bene non capito e osteggiato dai farisei, che vedono in lui qualcuno sovversivo rispetto alla loro tradizione. Difatti nella sinagoga c'è questo episodio, un poveretto con la mano paralizzata, è di sabato, la legge ebraica proibiva di fare alcunché anche di bene, e Gesù che nel suo sacerdozio viene a superare tanti limiti della legge antica, cerca di interrogare i presenti se è lecito di sabato fare un'opera buona, salvare una vita o perderla. Loro sono attaccati alle loro tradizioni, non vogliono cambiare. Gesù, è uno dei pochi casi del Vangelo, si indigna, si rattrista per la durezza del loro cuore, ma compie il miracolo, sapendo pure che questo susciterà una grande ostilità verso di lui. Questo cosa vuol dire? Che il sacerdozio di Gesù è un'obbedienza radicale al Padre, anche quando non è capita nel mondo. E questo cosa dice a noi? Che partecipi del sacerdozio di Gesù dobbiamo fare il bene, anche se non siamo capiti. Dobbiamo avere più rispetto di Dio che del giudizio degli uomini. Ecco, chiediamo che il Signore ci aiuti ad andare avanti in comunione con Lui, anche quando siamo avversati, fare del bene sempre, anche a costo della vita. Così diventiamo partecipi del sacerdozio di Gesù e possiamo vivere la messa con profondità. Così sia. Amen.